Meteo promette un ferragosto perfetto, cielo sereno e temperature non troppo elevate, per domani atteso il pienone di turisti in Lucchesia e Versilia. Il caldo colora i boschi d'autunno, le alte temperature dei giorni scorsi hanno provocato l'ingiallimento e la caduta delle foglie, se non piove entro la fine del mese potrebbe risentirne anche la produzione delle castagne. Fiorella Mannoia fa il tutto esaurito, grande successo al Festival della Versiliana per il concerto della cantautrice romana. Lo sport, tutti i derby della Serie D, dopo il girone ufficializzato anche il calendario per Divi Borgo, Viareggio, Realforte e Seravezza. Ciclismo, doppio appuntamento a Marginone, domani la 37esima edizione del trofeo Pellegrini ed il Memorial Carezzi. Buonasera, bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo della giornata di domani, del Ferragosto. Ci sono ottime previsioni meteorologiche e quindi è atteso il pienone di turisti su tutto il nostro territorio provinciale. Partiamo dalla Lucchesia. Sarà un Ferragosto perfetto dal punto di vista meteorologico in Lucchesia. Almeno così dicono le previsioni dell'AMMA, che parlano di cielo sereno e temperature in rialzo, ma ancora nella media, prevista una massima di 33 gradi. Facile prevedere quindi che per molti sarà una giornata da passare fuori casa. A Lucca, oltre ai tanti tesori artistici visitabili in centro storico, domani rimarranno aperti anche i musei nazionali di Villa Guinigi, solo la mattina, e di Palazzo Manzi, anche il pomeriggio. E per chi arriva in auto sarà gratuita la sosta ai parcheggi in struttura Mazzini, Stazione e Cittadella. Nel resto della Lucchesia, tra le mete più gettonate, ci sarà sicuramente l'altopiano delle Pizzorne tra i comuni di Capannori e Villa Basilica, con la possibilità di trascorrere una giornata all'aria aperta in mezzo al verde. Nella piana saranno aperte al pubblico Villa Reale e Villa Torrigiani. La parte del leone però a Ferragosto la fanno sicuramente la Garfagnana e la Mediavalle. Attesi tanti turisti all'ormai celebre Parco di Vagli con le attrattive sul lago, il volo dell'angelo e il ponte a funi sospeso. Attrattiva nuova di zecca è anche quella del parco acquatico sul lago di Gramolazzo nel comune di Minucciano, ma i luoghi da visitare sono comunque tantissimi. Tra le mete più classiche ci sono quelle della Fortezza delle Verrucole a San Romano Garfagnana, lo splendido Duomo di Barga, la Casa Museo di Giovanni Pascoli a Castelvecchio, il Museo del Castagno a Colognola di Pescaglia e moltissimi altri ancora. Tanti turisti sono già segnalati poi nei luoghi più belli delle Apuane e degli Appennini, come il borgo di San Pellegrino in Alpe, dove si può visitare il Museo della Vita Contadina. Infine, a Castelnuovo è in corso la settimana del commercio e a Ferragosto è in programma la giornata rinascimentale, con musici, giocolieri e corteggio storico a cura della Compagnia dell'Ariosto. E per quanto riguarda il turismo, c'è da annunciare la crescita a due cifre del turismo a Lucca, nel comune di Lucca, nei primi sei mesi di quest'anno. I dati sono stati resi noti dall'assessore Stefano Ragghianti. Rispetto al 2016 gli arrivi sono cresciuti del 12% e le presenze, cioè i giorni di permanenza dei turisti, dell'11%. Il Comune sottolinea anche che Lucca è al secondo posto nella classifica nazionale di soddisfazione dei turisti commissionata dall'ENIT, l'ente turistico italiano. La prima in classifica è Matera, che è la città designata come capitale europea della cultura per il 2019. E dopo la Lucchesia andiamo però a vedere che cosa riserva il Ferragosto in Versilia. Feste sul mare, concerti, mostre e soprattutto tanto sole in spiaggia. Gli ingredienti non cambiano mai per il Ferragosto in Versilia, il giorno più lungo dell'estate. Se il gavettone sotto l'ombrellone resta il must della giornata, non mancheranno gli eventi organizzati in tutta la riviera. Per i più giovani e per chi ama ballare anche sotto il sole, c'è la grande festa pomeridiana al Beach Stadium di Viareggio, accanto al molo, dalle 15 al tramonto, organizzata dal VBS, ovviamente a tema. Quest'anno siamo tutti pagliacci. Per i più acculturati
Latino mancano i musei aperti a Viareggio. La GAMC, Villa Paolina e il Museo della Marineria saranno visitabili con un unico biglietto dalle 18 alle 23. Mostre e musei sempre aperti anche a Pietrasanta, dove sarà possibile ammirare il centro storico, e a Tonfano l'esposizione monumentale di Parco Son, appena inaugurata. Per la lunga notte di Ferragosto, grigliate, feste e balli animeranno tutti i locali, dalla Capannina di Franceschi con il Samba Brazilian Show fino al Beach Club del Cinquale con la star Latin Pop Jay Santos. Fermi per la sera del 15, grandi festival, che però si giocheranno i più grandi nomi proprio nella settimana. Alla Cittadella del Carnevale, mercoledì 16, lo show di Paolo Ruffini. In contemporanea, a Villa Bertelli, al Forte, c'è Francesco Renga. Il 17, Enrico Brignano. La stessa sera, in Versiliana, c'è il concerto di Umberto Tozzi per i suoi 40 anni di carriera. Al Gran Teatro Puccini, a Torre del Lago, venerdì 18, debutta la Madama Butterfly, direttamente dall'Opera di Pechino. Mentre sabato, torna la Tosca di Enrico Vanzina. Andiamo alla cronaca. Anche oggi ci sono ripresi alcuni focolai nei luoghi dell'incendio a Marginone, tra il comune di Altopascio e il comune di Monte Carlo, e sono intervenute le squadre dei volontari. La notizia di oggi è però che venerdì scorso i vigili del fuoco hanno rinvenuto sul luogo dell'incendio una tanica contenente carburante. Il fatto ci è stato riferito da un nostro telespettatore che ci ha inviato anche la foto della tanica ed è stato confermato dal comune di Altopascio. La tanica è stata acquisita dalla Polizia Municipale di Altopascio e sono in corso accertamenti per capire se possa essere stata utilizzata dal presunto piromane o se invece appartenga a qualcuno dei proprietari dei tanti annessi agricoli nella zona e quindi non abbia niente a che fare con l'incendio. Ci spostiamo adesso in Valle del Serchio per vedere l'inconsueto spettacolo nei boschi dei colori autunnali e della caduta delle foglie ad agosto, spettacolo provocato dalle alte temperature dei giorni scorsi. Girando per i boschi della Valle del Serchio si assiste ad uno spettacolo insolito. Già dai primi di agosto il paesaggio ha assunto colorazioni simili ai periodi autunnali. Striature di giallo e di arancio si intravedono bene in montagna e collina. L'autunno è arrivato in anticipo, dunque? No, solo colpa del gran caldo dei giorni scorsi. Solitamente in Valle del Serchio d'estate non si superano i 32-34 gradi. Stavolta si è superato i 40. Le piante, così, come si suol dire, buttano via le foglie, le fanno seccare in modo da non dover alimentarle più di linfa e ridurre il fabbisogno di umidità. È un fenomeno normale, anche se non frequente, ma questo fatto può arrecare danni alle piante, in special modo agli alberi da frutto e quindi per la nostra montagna anche ai castagni? Beh, per quanto riguarda tutti i tipi di vegetazione, fino ad oggi non c'è problemi. E il problema sarà da ora agosto, settembre e fino a ottobre. Vediamo se ripioverà. Per quanto riguarda il castagno è un po' più problematica, nel senso che quest'anno è una grande annata di ricci e di castagne, però ora comincia a soffrire. Se non gli piove, diciamo, entro questi 15 giorni diventa un problema, perché i ricci si disidratano e quindi anche la castagna che si sta creando all'interno del riccio rimane, come dicono i carfagnini, in guscione, vuota. Abbiamo ancora argomento. Questa foto è stata postata su Facebook da una residente a San Pietro a Vico e testimonia l'invasione di alghe nel condotto pubblico in via dell'Acqua Calda. Da diversi giorni, a causa del caldo, il condotto emana un forte cattivo odore e la zona pullula di insetti, spiegano i residenti. Insomma, c'è bisogno di un intervento. Cambiamo ancora completamente argomento. A settembre parte la quinta edizione di Bake Off Italia, il talent show per pasticceri trasmesso dal canale Real Time. Tra i giudici ci sarà un pasticcere lucchese, Damiano Carrara, 31 anni, che ha fatto fortuna negli Stati Uniti. Lo vedete in queste immagini proprio in una trasmissione di una TV californiana. Damiano, che qui da noi non trovava spazio, ha prima lavorato in Irlanda, poi si è trasferito a Los Angeles, dove con il fratello Massimiliano ha aperto una piccola pasticceria che ha avuto un grande successo, tanto da essere già invitato come giudice in un talent show americano. E adesso
inizia questa nuova avventura davanti al pubblico di tutta Italia. Veramente una bella storia e un grande in bocca al lupo a Damiano Carrara. Adesso parliamo di musica, tutto esaurito in Versiliana per Fiorella Mannoia. Un concerto bello, affascinante, energico che ancora una volta testimonia come una delle cantanti più amate della musica italiana sia straordinariamente in forma a 60 anni passati. Il cielo stellato della notte scorsa sopra i pini della Versiliana ha regalato la cometa più luminosa. Fiorella Mannoia, con la sua voce ora dolce ora drammatica e canzoni di rara bellezza, ha scaldato i cuori della gente che ha assistito con attenta partecipazione allo straordinario concerto di fronte alla villa che fu delvate Gabriele D'Annunzio. La Fondazione e il suo direttore artistico Massimiliano Simoni possono essere fieri del risultato ottenuto, perché puntare su eventi di prestigio e di valore è la scelta giusta per continuare a fare della stagione della Versiliana uno dei punti di riferimento del turismo nazionale. I miei passi sono il mio itinerario. Si è presentata con questa canzone, firmata da Fabrizio Moro, la cantante romana che indossava un attillato tailleur blu con top bianco e scarpe basse, anch'esse di colore bianco. I miei passi sono ali spezzate sulla carta strappata, una vita dall'inizio immaginata, sono tutto quello che non sono stata. Il concerto della Mannoia alla Versiliana è stata una lunga passeggiata, piena di ritmo, ma anche di sensibilità e di emozioni, attraverso un viaggio musicale che dura da quasi mezzo secolo e che continua a contagiare il pubblico. Poi, spazio ai brani che l'hanno resa celebre, i treni a vapore, Divano Fossati, Le notti di maggio, Come si cambia, Il tempo non torna più, Che sia benedetta, classificata al secondo posto a Sanremo 2017, e Quello che le donne non dicono, scritta da Enrico Ruggeri. E dalle macchine per noi i complimenti dei Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più, cambia il vento ma noi no. E con Fiorella Mannoia chiudiamo la prima parte del telegiornale, ora c'è la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.